Clicca e ritira, in tema di promozioni insomma non potevate capitare più, non mi poteva capitare di conoscervi più una situazione più a fagiolo, perché voi avete, siete un aggregatore praticamente di volantini che però supera questo limite perché si fa la spesa, un e-commerce, si fa la spesa online, voi scegliete il punto vendita che dà anche la maggiore convenienza su, e la consegnate in 3 ore, unici in Italia. In realtà, diamo la possibilità all'utente comodamente da casa di costruire la propria lista della spesa e di farsela consegnare in tempi velocissimi a casa. Quindi la possibilità di farlo online, di farlo sul proprio cellulare, in metropolitana o addirittura in ufficio. Quindi se un utente ha degli ospiti a casa alla sera e non ha voglia di entrare al supermercato, semplicemente lo inserisce tutti i prodotti sul proprio cellulare, fa la spesa, la ordina e se la trova già pronta al supermercato. Tra l'altro un'azienda tutta italiana, perché tu l'hai fondata insieme a una socia. È un'azienda tutta italiana, anche se in parte sono anche israeliano, è un'azienda tutta italiana nata in Italia 4 anni fa, è cresciuta in Italia, abbiamo una sede a Catania, abbiamo una sede a Roma, abbiamo una sede a Milano, per cui copriamo un po' tutta l'Italia. Tutti i nostri collaboratori sono italiani, per cui abbiamo creato anche lavoro e abbiamo cercato con difficoltà di entrare in un mondo che è un po' un grande club privato, ma alla fine siamo riusciti a superare questo ostacolo. Ma come comunicate al consumatore finale che esistete? Perché questa è la palma, vento della Sardegna, tutto live. Come comunicate che esistete? Perché insomma questo è fondamentale per voi, avere più utenti possibile. Assolutamente, in realtà tutto il progetto è stato molto virale. All'inizio abbiamo comunicato attraverso tutti i vari media, quindi abbiamo fatto diverse campagne pubblicitarie sia sul web che sul mobile, ma in realtà il progetto ha avuto un grandissimo riscontro su tutti i telegiornali, su tutti i giornali hanno parlato di noi come una grandissima novità. Basta andare a vedere la nostra home page sul sito, c'è una grandissima rassegna stampa dove troverai tutti i giornali, dai più piccoli ai più grandi, che hanno parlato di noi. Quindi per accedere ai vostri servizi ci si registra nella piattaforma? In realtà quello che richiediamo ai nostri utenti è semplicemente inserire il proprio capo e il proprio indirizzo, mettere nome e cognome come fanno un po' tutti i siti sul web e procedere nella creazione della propria lista della spesa. Con le insegne, insomma, come l'hanno presa? Perché si sa che il retail italiano non brilla per capacità di innovazione, perlomeno rispetto al panorama europeo. Beh, se pensiamo all'Inghilterra poi. Assolutamente. Diciamo che all'inizio c'è stata una grande diffidenza. Alcune insegne ci hanno, ricordo che era uscita un paginone su un grandissimo quotidiano torinese, dove parlavano di risparmio super e giustiziere della spesa. Improvvisamente tutta la grande distribuzione si è allarmata, ci hanno chiamato e voi non potete raccontare i nostri segreti. E noi abbiamo detto: noi non raccontiamo niente, perché il volantino comunque arriva nella cassetta della posta di tutti quanti noi, quindi è un dato pubblico. Mano a mano la grande distribuzione ha capito che è importante essere sul nostro sito, perché noi diamo visibilità, e quindi se un'insegna non si trova sul nostro sito probabilmente gli utenti andranno da un'altra parte. E quindi oggi riceviamo da tantissime insegne un file tutte le notte che aggiorna il nostro database. Avete creato uno UX della grande distribuzione? Più o meno, mettendo insieme marche, competitor. Assolutamente sì. Un UX o un Google, che chiamiamolo così, insomma, un grande motore di ricerca. Gli obiettivi vostri di business? Gli obiettivi è ovviamente cercare di portare innovazione in Italia, dove in questo ambito, quindi nell'ambito del retail, dove comunque si fa ancora fatica e c'è ancora molta reticenza nell'entrare nel mondo digital e nel mondo web e mobile. E soprattutto quello di espanderci all'estero, quindi portare innovazione anche in altri paesi dove hanno lo stesso problema come in Italia, dove l'e-commerce ancora per il retail non è ancora sviluppato. Infatti, ecco, mi viene da farti l'ultima domanda, no? Probabilmente il tutto è partito in nome della promozione del risparmio, ma probabilmente evolverà in nome del servizio dell'e-commerce. Assolutamente sì, in realtà è un servizio che diamo all'utente di alleggerirlo, di fargli fare qualcosa di utile in tempi brevi. Quindi, i costi per l'utente?
I costi sono i costi di, sono 4 euro per portarsi a casa la spesa, e se non vuole spendere 4 euro basta andare al supermercato ed è gratuito, quindi costi zero. E in realtà il servizio serve per, oggi ormai compriamo tutto online, però nessuno ha mai pensato di far fare la spesa online, di comparare i prezzi online e fare una comparazione dei prezzi nei supermercati, perché tanto al supermercato ci vado e la spesa la devo fare, quindi non importa cosa compro. In realtà oggi esiste un sito come Risparmio Super che ti permette appunto di vedere comodamente da casa dove ti costa di meno.